Salvini cosa risponde al PD che dice che sui fatti di Macerata sta cavalcando la paura degli italiani? C'è una sinistra che commenta il passato, fa i processi al passato. Io non penso che gli italiani siano razzisti, che ci sia pericolo di ritorno di dittature, guardo al futuro. Al governo chiederò semplicemente il rispetto delle regole. I doveri oltre ai diritti, entra in Italia chi ha il permesso di entrare in Italia e chi porta un arricchimento al paese Italia. Le migliaia di clandestini delinquenti che riempiono le galere e vivono di spaccio, di furti, hanno vinto col governo Salvini un biglietto di sola andata per tornare da dove sono venuti. Ha detto di immaginarsi un 10% della Lega al Sud. Secondo lei questi voti potrebbero essere decisivi per la leadership della coalizione? Ogni voto in più alla Lega fa la differenza, è un voto per la chiarezza, per la coerenza, per la concretezza, lo dimostriamo dove governiamo. Sono contento perché ogni giorno che passa trovo tanta gente che non votava più e è tornata ad avere fiducia, quindi non vedo l'ora di dimostrare che passeremo, a differenza di Renzi. Dalle parole ai fatti, le emergenze sono il lavoro, la burocrazia e le tasse e la sicurezza, perché tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se non sei tranquillo a uscire di casa per fare due passi la sera, tutto passa in secondo piano. Il 24 febbraio in Piazza Duomo ci sarete tutti, Meloni, Salvini, Berlusconi. Ci sarà la Lega e ci saranno tantissimi italiani, una festa delle famiglie, pacifica, democratica, col sorriso, dove poliziotti e carabinieri saranno disarmati al nostro fianco. Ci saranno due idee di Italia diverse, una a Roma, con la sinistra che fa i processi al razzismo e al fascismo che non tornano, e c'è la piazza di Milano dove mi aspetto tante famiglie, perché noi pensiamo al futuro, e tanti immigrati regolari. Ecco, mi piacerebbe avere tanti di quegli immigrati che sono in Italia regolarmente, con i documenti, che pagano le tasse e mandano i figli a scuola. Il PD, il programma per Renzi, il programma del PD è concreto, il vostro invece da 200 miliardi, no, e non li troverete neanche quel monopoli. Ma Renzi è preoccupato perché ha fallito, perché gli italiani non si fanno prendere in giro due volte, quindi lui il PD sta governando questo paese ormai da più di 6 anni, quindi se gli italiani sono soddisfatti di come lavorano, di quanto sono sicuri, di quanto risparmiano, scelgano ancora Renzi, altrimenti l'unica alternativa di governo concreta è la Lega. La Meloni dice che non riesce a capire perché né lei né Berlusconi volete firmare il patto anti-inciucio, riuscirete a fare un accordo? Lo firmeremo in Piazza del Duomo davanti a decine di migliaia di italiani, c'è un programma comune del centrodestra e poi la Lega, ho l'orgoglio di dire che è stata l'unica negli ultimi anni che non ha sostenuto governi tecnici, governissimi, che non ha mai votato una legge col Partito Democratico, quindi noi abbiamo dimostrato nei fatti che chi sceglie la Lega sceglie la chiarezza e aspetto in Piazza del Duomo tanti italiani a siglare questo patto. A proposito di firme, il PD firmerà giovedì l'anagrafe antifascista, la Lega? Chi parla di fascismo e comunismo parla di passato, in Italia c'è la democrazia, ci sarà la democrazia, non tornano le dittature, io sono assolutamente per la libertà di pensiero, di parola, di opinione, quindi è una campagna elettorale dove qualcuno agita i fantasmi del passato e la Lega costruisce un futuro migliore dove italiani e immigrati convivono se l'immigrazione è regolamentata, limitata e qualificata. Se c'è un'invasione come quella organizzata, voluta e finanziata dalle sinistre in Italia e in Europa negli ultimi anni, lo scontro sociale purtroppo è alle porte. La polemica che è scoppiata per il Museo Egiziano a Torino, cosa ne pensi? Noi vorremmo promuovere cultura, non rimuovere cultura, varrà il merito. Con la Lega al governo non varranno le appartenenze partitiche, ma varrà il merito. Quindi uno può pensarla diversamente da me, ma se è bravo farà il suo lavoro. Detto questo, permettetemi di dire che in una città italiana dare biglietti omaggio a chi parla arabo mi sembra irrispettoso nei confronti dei tanti italiani che a un museo vorrebbero andare, ma che non se lo possono permettere.